Allora, che cosa è successo qui questa mattina in via Brigata Messina a Centinarola di Fano? Verso le 5 e mezza ci siamo alzati pensando che fosse la motospazzatrice che faceva casino, ma era troppo rumore e troppo continuo. Allora ci siamo esposti e è successo tutto questo. Un grande allagamento, la via tutta inondata, lì vicino la cantina allagata. E poi abbiamo chiamato i vigili e i carabinieri. Cosa si è rotto? Una conduttura di ferro arrugginita, esplosa e ha allagato tutto quanto. Il problema è il resto, se regge. E il getto era un getto abbastanza importante. Sì, per fortuna non avevo la macchina lì davanti, che sennò era affondata. Di solito parcheggio lì. Per me è andata bene, il vicino un po' meno. Che problemi ha avuto il vostro vicino? Si è allagata la taverna con tutti i suoi attrezzi di lavoro, roba importante, parecchi danni. Poi tutto il vicinato è scombussolato perché, sai, un fiume di acqua non è una cosa normale. La via si è allagata abbastanza velocemente? Sì, sì. Io mi sono alzato alle 5 e mezza, penso che alle 5 già... è da un po' che sentivamo un rumore di sottofondo molto forte, è un bello spavento. Adesso per fortuna sono stati bravi, hanno risolto velocemente. Allora, qua c'è stato un problema con le caditoie, cos'è successo? Diciamo che c'è stato questa rottura del tubo dell'acqua del comune, e in più dopo si è allagato tutto e le caditoie sono anni e anni che al comune glielo diciamo che non funzionano, sono strutturalmente vecchie e hanno bisogno di essere rimodernate, però fanno finta di non sentirci. Oramai è 15 anni che glielo dico, ce ne sono due qui che non funzionano, qui era un lago. Perché ogni volta che piove fa quelle bombe d'acqua e qui è sempre tutto allagato. Io spero che qualcuno mi senta e provveda immediatamente, ecco, insomma.